Hello bevitori, hello bevitrici, benvenuti in questa nuova recensione. Quest'oggi vado a recensire la birra chiamata Oettinger. È una birra tedesca, proviene dalla Germania. Una birra chiara, quindi una bionda, chiamiamola Lager Birra classica, che a mio modesto parere trova a livello estetico una lattina, ripeto, una lattina di bellezza davvero elevata, angelicata, perché è una lattina di colore grigio metallizzato. Verosimilmente questa birra, o meglio questa lattina, effettivamente parlando, sembra di averla tra le mani come se avessimo davanti dell'argento, colore argento. Bene. Quindi la lattina mi piace non poco, devo dire, il colore argentato, quindi grigio, è davvero piacevole da osservare. Il colore che abbiamo oltre al grigio è anche un bel blu, un blu che spicca e una minima, minimissima percentuale di rosso che si trova nella parte superiore. Oettinger Pils, Marche Original, Site 1731. Original import from Germany, che vi avevo detto, è importata proprio dalla Germania, una birra tedesca. La Germania, per tutti i bevitori e le bevitrici, è una nazione che produce molteplici quantità barra varietà di birre. Quindi la Germania è la patria della birra per eccellenza, va bene? A ottobre, non a caso, c'è il cosiddetto Oktoberfest, la festa della birra per eccellenza, ripeto. Der Tradition verpflichtet Otto G. Colmar. Non so chi sia Otto V. Colmar. Si sente che sono, o meglio, che ho studiato il tedesco? Spero proprio di sì, va bene? Allora, abbiamo nella etichetta. Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa, ed è la graduazione. Abbiamo un 4,7 di graduazione alcolica, non è troppo elevata, è una gradazione, azzardo a dire, normale, normalissima, non è pesante. Oettinger, Oettinger, Braunau Gemüt, Dirk Colmar, Gotha, Germany. Germania. Va bene, birra tipicamente tedesca. Va bene? Salute, salute, tanta, tanta salute, fratelli e sorelle carissime. Va bene? Mio e vostro sacrificio è gradito a Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Ma chiusa questa parentesi religiosa, birresca religiosa, andiamo a leggere l'angelicata etichetta. Birra prodotta secondo la legge di purezza tedesca, viene specificato, secondo la legge di purezza tedesca, cercate su Google che significa, ingredienti 2 punti, acqua, malto d'orzo, estratto di luppolo, da consumarsi preferibilmente entro il valore di fondo lattina, ok? Quindi, secondo la legge di purezza tedesca, io sono curioso di vedere che cosa significa legge di purezza tedesca. Sono curioso e non poco, va bene? Devo odorare la birra in questione. Al mio tre partirò. Uno, due, tre, prego. Non è un odore di quelli tipici da discount. Non è tipici da discount, forse è qualcosa in più, è forse un pochino più incisivo. Sarà un sapore incisivo oppure sarà un sapore stantio, meglio superficiale? Dobbiamo di fatto, de facto, berla per capire, va bene? Intanto vi dico a tutti tanta salute. Al mio tre partirò. Uno, due, tre, go. No, no, non è quella birra che troviamo nelle bottiglie, non è quella tipica birra che possiamo equiparare alla 2-10 Super o una Faxe Beer. Si sente quel gusto, chiamiamolo, di discount, è una birra da discount, quindi purtroppo mi sento di dare un 5. Un 5 non è forte il sapore.
C'è sempre questo retrogusto lontano di luppolo, non è un gusto forte di luppolo, è troppo lontano, è troppo distaccato, non è un gusto attaccato al sapore che deve esserci e che di fatto, de facto, dovrebbe provenire, o meglio, pervenire a noi comuni mortali. Salute, tanta, tanta salute, ragazzi, il bello della diretta. Il bello della diretta, ragazzi, che è il bello. Questo è il bello della diretta, ok? Ecco, quindi diciamo che non è spromossa. 5, 5 forse anche troppo, una birra da discount. Conoscitare, conoscitare, scusi. Sì, dimmi, caro. Conoscitare? Sì, dimmi, caro. Senti, caro conoscitare, ma perché non fai vedere la birra? Penso che quello che ti stai bevendo sia acqua, caro conoscitore. Forse ci prendi per i fondelli, caro conoscitore. No, caro mio, no, bello mio, no, caro figliuolo, che non è quello che sta in TV, va bene. È birra quello che bevo, ho dato già tante prove. Ma vogliamo ancora una prova, caro conoscitore? Dacci una prova, dacci un segno, caro conoscitore. Ok, ecco, guardate, al mio 3, partirò, 1, 2, 3, via. Ecco, vedete, non è di fatto, de facto, acqua, è birra. Bene. Potrebbe essere pure piscio, caro conoscitore. Certo, infatti, secondo te, di fatto, de facto, mi bevo il piscio. L'urina, vero? Va bene. Detto ciò, grazie a tutti. 5, non mi sento di dare il più. Fatemi una bella foto, ragazzi. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Conto sulla vostra iscrizione, che de facto, spero arrivi. Scusate, ma devo ruttare di nuovo. E tanti saluti e baci a voi tutti da Leandro, conoscitore italiano di Roma, è tutto. Ciao e al prossimo video, alla prossima recensione.